1985, 29 maggio, stadio Heysel. I tifosi inglesi travolgono il settore occupato dai tifosi italiani, provocando la morte di 38 persone. La telecronaca dell'incontro documenta la tragedia. Gli spettatori allo stadio, quelli che si trovano sulle tribune opposte, non vedono nulla. La partita si svolge ugualmente. Questa è la Coppa dei Campioni che la Juventus vinse il 29 maggio del 1985. Dopo averla a lungo inseguita, dopo averla 2 anni prima quasi sfiorata, finalmente quell'anno la Juventus la conquistò. Ma fu una vittoria senza gioia, perché questa Coppa sarà per sempre ricordata come la Coppa della Tragedia, la Coppa insanguinata. Erano le 19:15 del 29 maggio 1985. Mancava un'ora al calcio d'inizio della partita dell'anno, la 30ª finale della Coppa dei Campioni tra la Juventus e la squadra inglese del Lille. Nel vecchio stadio Heysel di Bruxelles, stipato fino all'inverosimile di tifosi, scoppiarono incidenti gravissimi che causarono la morte di 39 tifosi, 34 dei quali erano italiani e portavano addosso i colori bianconeri della Juventus. I feriti furono 370. A causare gli incidenti erano stati gli hooligans, gli invasati supporters del Liverpool. Questi sono sportivi bacati, insomma. La sera prima erano successi fatti veramente impressionanti da tenere in considerazione per il giorno dopo. Gente che picchiava, gente che aspettava il tram venivano malmenati, vetrine rotte. E questi qui non hanno fatto niente, l'UEFA non è intervenuta, la polizia non è intervenuta. Quella sera eravamo già in tribuna ovviamente a prepararci con un certo anticipo sull'inizio della partita. Stavamo guardando per vedere come erano posizionati i tifosi, noi avevamo visto che a destra c'era la curva con tutti quelli juventini, a sinistra della tribuna c'erano quelli inglesi, arrivavano fino a un certo punto e poi stavamo dicendo proprio quella di sinistra, la curva, che era un po' eterogenea perché fino a un certo punto arrivavano gli inglesi e dall'altra parte cominciava una mezza curva, invece un po' più eterogenea, nel senso che c'erano tifosi, alcuni juventini, altri no. A un certo punto, proprio guardando in quel lato, abbiamo visto proprio scoccare la scintilla dell'odio, della violenza e quello che poi ha portato alla barbarie di quel giorno. Noi vedemmo proprio sotto i nostri occhi questa impressionante, perché lì fu la prima immagine impressionante, di una semicurva che si ridusse a una fettina piccola. Alcuni, più fortunati oseremmo dire, riuscirono a defluire sul campo di gioco. Chi stava in alto fu schiacciato tra la massa d'urto della folla e i muretti di recinzione alto, uno di questi crollarono giù, si calpestarono, caddero uno sull'altro e poi ci fu la carneficina che sappiamo, che però al momento dall'interno dello stadio non fu subito percepita. Alle 21:30, mentre dietro le tribune venivano ancora contati i morti e le ambulanze continuavano la spola tra lo stadio e gli ospedali, tra l'incredulità generale, nell'Heysel si diffuse la notizia che la partita si sarebbe giocata. Ecco come Bruno Pizzul comunicò la notizia agli spettatori italiani. C'ho accanto a me il responsabile della UEFA che mi conferma che ci sono 36 morti, mentre un'altra notizia che mi lascia piuttosto sconcertato è che la partita si giocherà. Io non volevo giocare perché è un fatto del genere, morti schiacciati così. Non è possibile giocare una partita in questo momento, in questo stato, in questa situazione. Però poi se ne è parlato con il presidente del Liverpool, col rappresentante dell'UEFA, col capo della polizia, con il sindaco. Ho detto, ma è forse meglio giocare, fare una vera partita, perché così il pubblico, se viene a conoscenza di questi fatti, se ne può anche sfollare, se ne può anche andare.
Se no, cosa succede? Si ritrovano tutti contro e la guerra continua. La televisione tedesca interruppe il collegamento con l'Eisel rifiutandosi di trasmettere la partita. Quella austriaca invece la trasmise, ma senza telecronaca, con una scritta che scorreva continuamente sullo schermo per segnalare che quella che trasmettevano non era una manifestazione sportiva. Vi ripeto che commenterò in modo il più impersonale e asettico possibile. Qual era il senso di quella partita? Ci si chiedeva sugli spalti dell'Eisel e nelle case davanti ai televisori. Se avesse vinto il Liverpool, che per la legge sportiva era responsabile della strage causata dai suoi tifosi, gli avrebbero consegnato la coppa. E i giocatori della Juventus, che giocarono quella partita come se avessero la mente altrove, conoscevano le reali dimensioni della tragedia? Noi non ci siamo accorti ovviamente di niente, perché eravamo all'interno dello spogliatoio, quindi non ci siamo resi conto, se non delle notizie che ci arrivavano così, molto discutibili e anche frammentari, perché entrava dentro persone che dicevano si sono picchiati, sono azzuffati, c'è un morto, sono due morti, sono stati qualcuno è caduto dal corpo. Però tutto molto confuso. Ma noi sapevamo tutto, perché... Anche dei morti? Sì, sì, perché dentro lo spogliatoio venivano tutti i feriti, quelli che avevano più bisogno, e il dottor Neve gli dava i primi soccorsi e noi eravamo lì a guardare atterriti questa situazione. Che ci fossero persone insanguinate, come l'ho riferito subito, che camminassero e passeggiassero sul terreno di gioco, glielo confermo anch'io. Che siano venuti nello spogliatoio a farsi medicare, no, nello spogliatoio c'eravamo solo noi, no. Che il tutto dopo fosse venuto con chiarezza fuori, ma venne fuori, ma neanche alla sera si seppe in albergo, perché sennò io le posso dire con certezza, ero allenatore, quindi Boniperti era andato a discutere con la commissione per poter giocare o meno. I morti sono stati estratti, che abbiamo saputo dopo, Non è che i morti c'erano lì prima di cominciare la partita, erano stati estratti. Quindi quando è stato anche la situazione è continuata, ha avuto un proseguo dopo, durante la gara, e dopo si sono verificati, abbiamo saputo di tutte queste cose qua. Io l'avrei non giocata, perché non era una partita da giocare in quel momento. Fra l'altro noi non sapevamo, ma quelli che hanno visto sapevano. In quel momento era meglio non giocarla, perché non era giusto giocarla, anche perché tanti giocatori erano stati condizionati un po' da quello che era accaduto, avendo i familiari, come ha detto prima, in tribuna, erano tutti un po' preoccupati. Certamente è stata una partita non entusiasmante, forse in un'altra cornice sarebbe stata più bella, però non stava a noi decidere giocare o non giocare. Per fortuna, o perché così era giusto che fosse, il Liverpool non vinse quella partita. Molti ebbero l'impressione che l'arbitro svizzero Dane avesse pilotato la coppa verso la Juventus. Gli episodi chiave furono due. All'inizio del secondo tempo, lo juventino Boniek fu falciato un metro buono fuori dell'area e l'arbitro assegnò un rigore inesistente. Platini lo trasformò in gol, fece salti di gioia e si guadagnò la riprovazione generale. Mezz'ora più tardi, Bonini stese in piena area juventina l'inglese Whelan e l'arbitro svizzero si voltò dall'altra parte. In tutti e due i casi, tuttavia, gli inglesi non protestarono granché, come se già presagissero la squalifica di 5 anni che alcuni giorni dopo li avrebbe colpiti. Quello che potrebbe essere il suo ultimo assalto in Liverpool, lunghissimo lancio, colpo di testa di Brio, palla in fallo laterale. La Juventus vince la Coppa dei Campioni battendo per 1-0 il Liverpool nella fase finale della serata. Vidi gioire però alcuni giocatori e mi sembrò stonato, non era proprio il caso di gioire. E finì la partita e qui credo finì anche la responsabilità dei giocatori della Juventus. Purtroppo nessuno disse loro quello che dovevano fare. So per certo che un funzionario dell'UEFA arrivò con la Coppa in mano, l'ha detta a Scirea e disse: uscite, fatela vedere ai vostri tifosi per motivi di ordine pubblico. Quello che non ci poteva stare invece, il giro del campo, alzare verso il cielo quella coppa,
E quello fu un rimprovero e una ferita che ci portammo addosso. Io rimproverai a tutti, sono amico anche di Michel Platini, il quale mi ha giurato che loro non sapevano esattamente quello che era accaduto. E questo io posso anche crederlo fino a un certo punto. Però all'indomani, quando la Juve sbarcò in Italia, sollevò la Coppa. Allora io scrissi un articolo molto severo. Juve abbassa quella Coppa.